Che orari, ragazzi, che orari. Altro che le notti in fabbrica, che orario. Oh, bene, bene, bene. Schiacciamo start, dai. Schiacciamolo. Ciao, ragazzi, cosa c'è qua dietro? C'è di tutto, c'è di tutto. Ciao. Permanente in pantaloni corti. Oh, bene, ragazzi. Mai mi è capitato di fare tre comparsate su Twitch lo stesso giorno. Fugaci. Cioè, Dio, fugaci, fugaci quella pomeridiana, un po' meno fugaci quella col buon Alex Porchetto con cui abbiamo visto la conference della Sony. Bella. Un bel 8 e mezzo, 9 pieno. Bella, 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 bella. Doppia live qua e tripla live perché sono stato ospite anche da Alex, come dicevo. E niente, non avevo ancora sonno. Quindi ci facciamo un pochino di NES con questo gioco che ho giocato. Non da tanto tempo, ma come sapete io non mi ricordo assolutamente niente. Tra l'altro, questo gioco c'è una gruccia di plastica qua, togliamola. Questo gioco l'ho giocato non molto tempo fa e l'ho visto giocare anche da Roger, mi sembra un paio di settimane fa, e non mi ricordo assolutamente nulla. Mi ricordo essere molto bello, quindi ve lo voglio far vedere. Ed è Katten Inden Teyande, gioco della quale c'è anche un anime. Quattro samurai per una pizza, qualcosa del genere. Io l'anime non l'ho mai visto, però so che esiste, so che esiste. Almeno il recupero ho visto che non ci sono stato, ma stai tranquillo, Yuri, figurati, ci mancherebbe. E tra l'altro speriamo di riuscire a organizzare per la prossima settimana. E quindi nulla, andiamo a vedere questo giochino. Che dite? Giochino, giocone, è bello, è bello. Il gioco è questo. Ninden Teyande. Eccoci qua. Vediamo un attimino che l'audio non sia troppo alto. Dovrebbe essere abbastanza a posto, Sono giapponese. eh? E sono giapponese, esatto, sono giapponesi, loro scrivono con i katakana, con un po' di ragana e anche con un po' di kanji. In un titolo ci sono tutti e tre gli alfabeti della lingua giapponese. Allora, fatemi abbassare un pochino l'audio in cuffia, se no mi trapana il cervello. Ok. Dai, voglio farvi vedere questo giochino. Com'è andata la serata? Avete visto tutti, presumo, la conferenza Sony? Se volete darmi le vostre impressioni. Qui naturalmente sì. Sì. Start. Ok. Allora, io non me la ricordo, però siamo lui. Lui è il nostro protagonista, che poi tendenzialmente non è l'unico protagonista, perché sono in quattro i protagonisti di questo gioco. Quattro samurai gatti con quattro skill diverse. Come abbiamo visto, ad esempio, con Little Samson o anche nei vari Mega Man, ci si può swippare in corso del game, in corso del livello, per superare eventuali passaggi di livello che richiedono una skin particolare. È Hollow Knight, tanta roba, giri, tanta tanta roba. Non so se riusciremo a finire questo gioco perché è abbastanza lunghetto e io non so quanta benzina abbia ancora in corpo, Però dai, ci proviamo. Facciamo un giretto. Traduci e no, non sono in grado di tradurre. Yande! Questo l'ho letto. Non si possono skippare. Si possono skippare i filmati. Allora, utilizziamo il buon. Allora, lui, Yotaro. Via. Come vedete, possiamo utilizzare lui, che è il personaggio principale. E altri quattro micetti. Allora, micetto base ha la spadata. Come vedete ci sono i cuori che sono quelli dell'energia. Il ninpo è la classica skill che lui, se non sbaglio, a seconda del. Non mi ricordo neanche come si faccia a. Ok, si tira in su come Castlevania. Si tira in su la levetta e si preme il tasto di attacco. Quindi in questo caso abbiamo lo shuriken. Shuriken che si può cambiare prendendo l'apposito buff durante i livelli.
Vediamo dopo anche le varie skill degli altri gattini. Questo qua, se non ricordo male, questo scava, ma lo vediamo dopo. Condividono il nimpo. Lui spacca le rocce. Lui, ok, vola. Come vedete, la skill speciale dei gattini invece è l'help, che si ricarica poi pian pianino, oppure si ricarica prendendo determinati oggetti. E poi c'è ancora lui, che se non sbaglio è quello che nuota. Sì, ha le pinne, quindi direi che sia proprio quello che nuota. Però, per la maggior parte dell'avventura, noi utilizzeremo il personaggio base. Non chiedetemi bene la lore di questo gioco, perché non la so, o perlomeno non me la ricordo. Questo è l'oggetto per il nimpo. Come vedete, da Shuriken è cambiato e abbiamo preso un'altra magia, che è questa qua. Voilà. Qua c'è questa roccia che possiamo quindi rompere con il nostro amico con il pugnone. Sbagliato. Ok, andiamo a distruggere i nostri nemici. Ciao Topo! Topo, non m'hai poi detto com'è andato l'esame di chimica? La mia benedizione ha funzionato come quello di fisica oppure ho perso i miei poteri? Ok, come vedete qua dobbiamo utilizzare invece quello che scava, che è lui. Come vedete è molto situazionale il fatto di utilizzare il personaggio al momento giusto. Certo che ha funzionato, prezzo 9 grazie a te. Ragazzi, che vi devo dire? C'ho la magia in corpo. Allora, adesso questo qua non posso ucciderlo. Sì, lo posso uccidere lo stesso. Qui abbiamo di nuovo il nimpo. Esattamente. Sei un pezzo di me. Allora, per comodità, questa qua, come vedete, avete visto la campanella, è quello che mi riempie il nimpo, l'help, la barra dell'help dei compagni. Quindi io l'avevo sfruttata un pochino, visto che è condivisa dai quattro personaggi, l'avevo iniziato a sfruttare distruggendo la roccia e volando con l'animaletto che mi permette di volare. Vedete, scende leggermente l'attacca dell'help. Utilizziamo il nostro amico Pinnoforo. Voilà, N ci carica il nimpo e ce ne possiamo andare. Adesso io non so se bene qua se mi convenga tornare indietro, ma abbiamo fatto una parte di livello, abbiamo penso evitata passando da sotto, e quindi noi ce ne freghiamo. Esatto, una cosa che mi dimentico sempre, facendo due volte avanti, come nei classici picchiaduro a scorrimento, si corre. Eccolo qua, grande Alex, ma grazie. Ma quanto tempo, ragazzi? Ciao Marza, ciao Marzino. Questa è PS5, esatto, è stato presentato esattamente poco fa ed mi è stato concesso da Sony in via del tutto eccezionale di provarla in anteprima. Ciao ragazzi, ciao Alex, grazie per il ride e grazie per la bellissima serata. Allora, vediamo di capire un po' che diamine io debba fare con questo boss, perché non me lo ricordo. Allora, presumo che io debba andare, ok, a colpirlo così. Hop. Come vedete le stelline fanno l'animazione, mi fanno rendere conto che io stia hittando realmente il boss. Non essendoci una barra dell'energia del boss, devo assicurarmi che io lo stia colpendo. Così è stato, l'abbiamo sconfitto. Nulla di difficile. Ciao Marco, ma benvenuto. Serata stupenda con tanti commenti interessanti e competenti. Perché io sono stato zitto il più possibile. Qui abbiamo Splinter. Qui abbiamo il corvo vecchiaccio, che dicono cose di cui io completamente ignoro l'esistenza. Ok, vamos, io continuo a prendere lui perché mi garba molto. E ok, andiamo avanti come non ci fosse un domani, non mi ricordo niente. Ciao Diz, l'hai già giocato questo, Di? Te lo ricordi?
abbiamo il cantastorie. Cos'è? Un K, credo. È un K. Via. Lume fatto. Bene, ottimo. Ho preso l'uccello nelle gengive. Spero di aver risalutato tutti. Allora, qua dobbiamo utilizzare il nostro amico elicotteraio. Voilà. Se non sbaglio si può anche scendere nell'acqua, ma non ne sono completamente certo di questa cosa. Forse quest'acqua qua è quella cattiva che danneggia, quindi io non sapendo né leggere né scrivere, non volendo rifare la stessa parte, la salto e vado avanti. Finché mi consente di fare questa cosa, io la faccio. Ok, allora riprendiamo lui, così possiamo andare a prendere il cuoricino. Oppa! Eccoci qui. Mai giocato? Te lo consiglio. Tra l'altro l'ho visto giocare, come dicevo prima, anche da Roger poco tempo fa. Ed è carinissimo. Non è difficile. Dio, lo vediamo poi dopo se è difficile o meno. Però è divertente. Molto divertente. Ok. Dicevo, come in Little Samson o come in un canonico Mega Man, si può swippare personaggio in qualsiasi momento. E ogni personaggio ha una skill diversa. Mi sono ingordato. No, cerchiamo di... Anzi no. Andiamo a vedere cosa succede qua andando nell'acqua. Allora, con il personaggetto base dobbiamo nuotare come in Super Mario, premendo più volte l'acqua. Utilizzando invece Iddu siamo assestati. Però io mi trovo meglio. Secondo me lui è un animaletto completamente inutile, perché non mi porta nessun giovamento, anzi mi trovo in difficoltà ad utilizzare lui, quindi io continuo a utilizzare il personaggio standard. Ok, andiamo a prendere un pochino di help, che non ci serve perché la barra è completamente... Ah, visto che si poteva scendere anche di qua, prendiamolo. Non siamo mai che mi dia dei punti, non mi dà punti, non mi dà niente, anche perché io ho la barra dell'help, che sarebbe la skill aggiuntiva, la particolarità dei nostri companion, era già al massimo, quindi prendendo la campanella non è successo assolutamente niente. Ok, ora vediamo che cosa diamine mi dà il cuore con forse una vita? No, probabilmente mi ricaricava al massimo i cuori, ma io ero già pieno, quindi non mi è servito assolutamente a niente. Adesso che invece mi servirebbe, sono morto. Allora, vediamo un attimino. Il respawn anche degli oggetti è una cosa un po' pacchianotta, però dai, ci sta. Sarebbe figo su Switch. Questo gioco, intendi? Questo gioco è molto carino, è molto carino. Sarebbe bello... però capire anche che diamine stiamo dicendo. Anche un pochino di lore. Come dicevo, questo gioco ha anche una controparte anime, che è anche uscito in Italia. E se andate a cercare il trailer su YouTube, lo dovreste trovare. Si chiama, se non ricordo male, 4 samurai per una pizza. Quindi Marza Power, te non puoi non andarla a vedere, perché ci caschi a fagiuolo. Siamo bambini dell'asilo. Vabbè, andiamo avanti, va. Chi se ne... Nimpo. Il Nimpo si usa, come dicevo prima, come quello di Castlevania, premendo su e il tasto di sparo. In questo momento ho dallo Shuriken, prendendo il Kanji, ho sbloccato questo, la fiammazza, che benefici me ne ha dati ben pochi. Ok, via. La fiammazza, grandi fuori ma piccoli dentro, esatto. Allora vediamo, questo qua dovrebbe essere la fine del livello, quindi ci dovrebbe essere la battaglia con un boss. Questo è stronzo. Ok, devo anticiparlo e colpirlo così. Non mi ricordo se mi spari anche qualcosa. Va da sé che io lassù in cima non lo posso colpire, ma posso utilizzare
il nimpo quando mi va. Allora, se è così posso anticiparlo e prenderlo tranquillamente così. Però lisciato, l'ho fatto dall'altra parte. Ricordo che sto giocando con un pad Xbox che ha la freccia direzionale completamente divelta e non fa quello che gli dico nella maniera più assoluta. Se premo giù lui va a destra e se premo su lui va a sinistra, fa quello che vuole. Però diciamo che questo boss grossi problemi non dovrebbe portarmi. Preso. Preso. È morto. Ucciso. Si chiama Kat Ninden Teyande il gioco. Sono andato in chiesa poi a bere, roba dell'altro mondo. Allora, a proposito di bere, visto che si parla sempre di alcol, vi voglio far vedere una cosa. Visto che io, come Roger, sono anche un fan degli orsetti gommosi, questa sera voglio farvi vedere un'altra cosa che ho scoperto. Questa qua è una bomba. Allora, voi sapete che cos'è questo, probabilmente. Questo qua è il classico cioccolatino. Peccato che il NES non mi piace. Peccato veramente, perché il NES, invece, ti dirò, forse è la mia console preferita e ha tantissime perle, ma veramente dei giochi della Madonna. E prova a fartelo piacere, fai uno sforzo, perché merita veramente tanto. Allora, dicevo, questo qua è il classico cioccolatino, quello con rum dentro, ok? Che già è buono, già è buono. Ho scoperto, tra l'altro, ragazzi, nella pasticceria sotto casa mia, cioè io in 35 anni, logicamente a 3 anni già ancora non mangiavo i cioccolatini al rum, a 4 anni sì, ma a 3 anni no, ho scoperto che nella pasticceria sotto casa mia fanno questi cioccolatini qua. Questo cioccolatino qua, adesso lo mordo, ho fatto l'unboxing, adesso vi faccio vedere. Ha la particolarità di... avere il cioccolato, il rum dentro, cioè la parte di cioccolato con rum dentro, come quelli normali, ma la figata è che c'è la meringa. Quindi è interno il classico cioccolatino al rum, con una meringa rivestita di cioccolato. Cioè, ragazzi, questa io non posso esprimervi la botta che è questa roba qui. Roba da 15, costano carissimi, ma mi vi assicuro che è una cosa pazzesca. Io, guardate, se ne volete posso comprarmene una tonnellata, perché è qua sotto, ve lo spedisco, perché sono da provare una volta nella vita, perché quelli a chi piacciono i cioccolatini al rum sanno già quanto sono buoni di loro. Con la meringa intorno, mamma mia, è una roba pazzesca, pazzesca. Tenevo a farvelo vedere live, tra l'altro è l'ultimo, li ho mangiati tutti. Ok, vamos. Spedisci, io mi prenoto. Buono. Via. Vedete come crocchia. Allora, graficamente effettivamente non è bellissimo, un po' me. Però. Allora, cambiamo nimpo, prendiamo quello un pochino pimpato. E io, visto che non voglio andare a perdere miliardi di vite da quel amichetto lì, io prendo il mio amico elicotterino e scappo. Da buon codardo. Ehi, fermo lì. Eccolo lì che mi ha preso. Eh sì, certo, qualche colore in più avrebbe decisamente aiutato Diz, ma proprio di brutto. Graficamente, a cosa siamo abituati a vedere, di cosa può fare il NES, può esserci roba molto 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 migliore. La cosa bella di questo gioco è che i livelli sono abbastanza corti, non sono difficili, così come i boss. Il problema di fondo è che mi ricordo essere non lunghissimo, ma neanche cortissimo. Devo fare così. Mi sono perso, quindi devo utilizzare lui per forza. Ah, poi uso lui perché la spada ha più range. Voilà. Occhio agli spike. No! Ecco, il pad monco del Xbox mi fa anche questo difetto qua. Quando io premo una volta, lui inizia a correre come un ossesso, come se ne premessi due di volte. E quindi tante volte mi vado a incartare. Via. Andiamo su.
Allora, la campanella, come vi ho detto prima, guardate, quando utilizzo le skill speciali, come in questo caso il volo, la barra dell'help scende. Una volta che è finita, non posso più utilizzare le skill speciali dei miei animaletti preferiti. Se non ricordo male, si riprende un pochino non utilizzandola, andando sul personaggio principale. Dovrebbe, vedete, sale pian pianino. Invece, prendendo la campanella, tum, si recupera totalmente. E questo è quanto. Ciao Jack, come va? Ciao Crit, tutto bene? Come la va? Come la va? Momento culinario, grazie per la clip. Questa ci tenevo a fare uno shout anche alla pasticceria sotto casa mia, davvero. Però ad esempio sti giorni sto giocando Ninja Gaiden per PC Engine. Più carino della versione NES, come giocabilità non ci siamo a confronto. Il NES comunque è una giocabilità che ancora bagnata, voilà, hai visto la anche tu hai visto la conferenza della Sony. E che se ne dica, il NES è una giocabilità della madonna. Ma proprio fantastica. Allora, visto che qua sono scarso di cuori, utilizzerei il mio amico Talpone e andrei a prendermi un pochino di cuori. Passiamo da sotto, va, per non saperne leggere e né scrivere. Visto che siamo carichi di energia. Allora, così. Vediamo se riusciamo a ucciderlo. Ops, ho usato il nimpo più potente che potevo. Vabbè, però poi l'abbiamo ricaricato, va bene. Come avete visto, prendendo i kanji, il primo con lui è lo shuriken, il secondo è quella palla di fuoco che si triplica. E questo qua è un classico poterone che ti pulisce lo schermo. Fa un super mega attacco che pulisce lo schermo. Ah, dovevo utilizzare lui. Ok, l'ho preso al volo. Mi sono ricordato in corso d'opera e mi è bastato. Molto bene. Ciao, Yuri. Ciao, grazie mille per essere passato, davvero. Anche vista la tarda ora. E ci vediamo presto. Buonanotte. Buonanotte. Il Super Famicom con la schippata per farsi la motocicletta 10 HP. Motocicletta riesci a capire che per noi, cioè per me è sempre stato così, eh. Motocicletta riesci a capire. Allora, qua devo uccidere i porci. Ok, sbagliato. Sbagliato di nuovo, ma io sapete cosa faccio? Tanto poi il nimpo, se non sbaglio, mi viene resettato. Facciamo così. Voilà, due colpi ben dati di Nimpo e il boss è un lontano ricordo. Questi qua sono i tre protagonisti che possiamo utilizzare. Io continuo a utilizzare il mio caro amico Bianchino, perché è quello che mi garba di più. Ricordavo il misunderstanding, l'ho citato non a caso, ottimo. La classica canzone travisata. Ciao Roche! Scusa, non ti avevo mica visto. Come la va? Tra l'altro, ragazzi, che cazzo ci fate ancora svegli a quest'ora? Molto contento, eh? Me molto contento, però potreste chiedermi la stessa cosa. Con motivo e cognizione di causa! Lassù. No. Non ricordo se ci siano delle specie di warp o meno. Via. Cosa vuoi fare tu? Ok. Allora, adesso vediamo cosa dobbiamo fare qua. Bisogna spaccare tutto con il signor Martello. Il signor Martello mi spacca quello, ma non ho voglia di spaccare tutte le rocce. Però forse c'era qualche bonus. Sai che no, secondo me non c'era mica niente. Andiamo dritti, dritti per dritti. Sto bene, dai, sto bene. Come dicevo, oggi una cosa molto particolare, sono riuscito a comparire 3 volte in una giornata, la prima volta su Twitch. Facciamo così, va. Ok. Facendo una live a NeoTurfMaster per rispondere alla sfida del buon Girolamo. Poi abbiamo fatto la. Ecco qua. Abbiamo fatto, visto la conferenza assieme al buon Alex Porcheddu, Scarax, Kebit e compagnia cantante. Ci siamo divertiti anche lì. E
E poi adesso non avevo ancora sonno, ho detto ci facciamo ancora un giro a chiatto. Ninden te yande. Oh sì, ho Jack che ce la facciamo. E quindi siamo qua, a questa tarda ora. In inglese, allora, ti dico, io avevo una versione, credo patchata. Non so se esista, se sia uscito in inglese, non lo so. Io so che avevo una versione patchata, però era tradotto solamente il primo livello. E a un certo punto scazzava di brutto e non era neanche più scritto in giapponese. Venivano dei simboli strambissimi. E quindi ho detto, preferisco vedere una lingua non conosciuta, ma almeno stilisticamente ragionata, che non un accrocchio che non si capisce che diamine ci sia scritto. Uscivano tipo i simboli di trademark, marchio registrato, tutte queste cose qua. Ah, ho sbagliato. Spostati. E allora ho detto giochiamo quella giapponese. Comunque, magari alla fine, se mi ricordo, vi faccio vedere anche il trailer del cartone. Se mi ricordo, se ho ancora tempo e più che altro se riesco a finire il gioco, cosa che non so. Non so. Sto provando ad andare il più veloce possibile, ma mi faccio sempre tirare da tornare indietro a cercare le cose. Tipo qua potrei anche fregarmene, tanto lui ormai fastidio non me ne dà. Ok, siamo al boss. Sto stanco, molto stanco, me molto stanco. Allora, beccati subito questo. Avrei potuto anche farlo con un pochino più di intelligenza, eh. Vedete, non sono nulla di difficili i boss se non si fanno delle asinate come ho fatto in questo momento. Più che altro se si riuscisse a chiudere lì, quasi che verrebbe shottato. Ecco fatto. Ok. L'abbiamo vista in tanti, penso quasi in tutti, direi, perché come dicevo prima ero dal buon Alex Porcheddu con altri quattro bravi baldi giovani, non giovani, e abbiamo visto tutta la conferenza live e l'abbiamo anche commentata. E devo dire che sono stato piacevolmente colpito dal design e dai giochi presentati e soprattutto sono stato colpito dalla bellezza della conferenza Sony, davvero. Mi è proprio piaciuta. Mi è piaciuta molto, 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 molto un sacco. Prendiamo sempre lui. Tu cosa fai? Spari qualcosa, vero? Sì. Spari dei coriandoli. Ah, questo è il... Mamma mia. Qua c'è quel livello che... No, io li odio questi livelli qua dove... Devi ricordarti dove andare. Già vedo i punti interrogativi e non mi piace. Che vuol dire che... Sono quei livelli labirinto. E dai, spostati. Ancora. Quindi, devo rientrare qui. E cosa devo fare? Salva. Hai ragione, non ho ancora fatto save state, effettivamente. Però se io non vado qui, cosa diamine devo fare? Torno indietro, succede qualcosa. O qui se colpisco le mele non succede niente. Aiuto. Proviamo a non ascoltare la freccia e provare a tornare indietro se succede qualcosa. No, torno perfettamente dall'inizio. Allora dai, facciamoci un save state, anche se probabilmente non ce n'è bisogno, perché qualcosa bisognerebbe fare lì. Allora, questo qua sì. Due. Dai. 3. Come diamine esco da qua? Facciamo un po' vedere se facendo così. No, non faccio assolutamente niente. Ciao Flair! Benvenuto. Ah, boh. Va bene. Gestita. Sono le banane. Avrei bisogno di un po' di vita, ragazzi. Ok,
Avrei bisogno di un po' di vita. Speriamo che me la diano a breve. Abbiamo visto Sony, abbiamo visto, ci è piaciuto. A te è piaciuto? A voi è piaciuto Roche e Flair? A noi tanto. Ah, momento. Qui c'era da fare una cosa. Ok, perfetto. Lì non posso più tornare indietro, quindi devo fare così. Tornare indietro e scendere di là. Ok, perfetto. Sì, quasi tutti i giochi top. E dicevo proprio anche lì in live con gli altri ragazzi che anche quelli che sono indie, che non sono quelli potenzialmente triple AAA, che anche gli indie sono molto molto interessanti. Quindi non solo Zero Horizon aiuto, ma anche gli altri molto belli. Tra l'altro sia a me che a Kevit ci ha positivamente impressionato quello che assomiglia un pochino a Breath of the Wild, che si chiama Kena mi sembra si chiami. Mi è piaciuto piacevolmente quello, mi ha impressionato. Ti aspettavi più titoli, però devi capire anche che questa era anche un attimino la live per presentare proprio la console in sé, quindi ci sta, comunque. Proviamo ad andare direttamente dall'ultima, non so se sia la cosa giusta, ma proviamo ad andare direttamente all'ultima. Ah no, non continua ad essere un loop infinito? No, ok. Riempiamo il nimpo, proviamo ad andare nell'ultima a vedere se magari... No, questo è male secondo me e ritorno all'inizio. Però la cosa figa è che così io posso prendermi il nimpino più forte. Allora, proviamo ad andare dalla seconda. Andiamo a tentativi, ragazzi. Ok, non è la seconda. Le palle homing. La terza, neanche. Corriamo un po', va. Questa era la terza. Questa è la quarta. Neanche la quarta. Ma come no? Uno, due. Nella terza ero andata, no? Tre. Ah, forse non ero andato qui. Eccolo qua, me l'ero persa. Sì, vero. Remake di Demon's Soul? Sì, fighissimo. Non so i colori. Mi hanno un po' bellissimo, mi ha un po' lasciato perplesso degli colori. L'utilizzo dei colori un pochino troppo moderno, però tanta roba. Poi per uno come me che Demon's Soul non l'ha mai giocato. È un bel incentivo. Allora, questo qui che mostro è? È una mostra. Cosa fai? Dove sei? Sei di nuovo qua. Cosa fai? Continua a spawnare qua? Non ti conviene. Beccati questo. Allora, speriamo che spawni dall'altra parte. A sto punto no, spawna di nuovo qua, quindi dai, sei morta col super attacco. Come vedete i boss, se si arriva con l'ultimo nimpo in due colpi, praticamente lo si sciotta. Bene. E si trasforma in Parodius. Questo sembra direttamente arrivato dai 5 samurai. Non so se vi ricordate il cartone dei 5 samurai, io l'adoravo. E se non sbaglio quello blu, quello dell'acqua, si chiamava Simo. Simo o Semo, Samu. O Samu o Simo, qualcosa del genere. Sembra lui, mi ricorda lui. Tantissimo. Qua c'è Splinter con delle altre volpine che ridono. Ecco, questo sfondo qua mi piace già un pochino di più. Niente di miracoloso, ma mi piace già più degli altri. In queste nuvolette che passano davanti alla luna. Sì, ci sarà tempo assolutamente per altri IP. Absolutely. Via.
Io mi aspetto grosse cose da, ad esempio, da Square. Io che sono un fanboy sfegatato di Square, mi aspetto grosse cose. Quello che ho visto di Square questa sera, onestamente, sono onesto, non mi ha più di tanto entusiasmato. Però, dai, c'è tempo. Come dite voi, c'è tempo. Via, via. Campana. Ah, qua devo fare un. Devo lasciarmi il fondo per rimanere appiedato. Quindi, così. Puoi switchare nel martellauro. Ok. Sì, ragazzi, ci sono i suoni, eh. Se volete provare i suoni, non costano nulla. I pezzini servono solo e esclusivamente per diventare VIP del mese, per avere quindi lo spam. Oh no, ho fatto partire il nimfo. Lo spam del proprio canale. Dell'inizio della live del proprio canale. Vedete cosa succede quando hai il pad che non funziona? Colpisci due volte il tasto e finisci nella lava e spari a caso. Quindi il VIP del mese, come dicevo, ha lo spam gratuito. Gratuito. Diciamo che è una cosa che è riservata di solito ai sub e a chi fa il, chi riscatta quei punti Twitch VIP per un mese. Dell'inizio della propria live sul mio gruppo Telegram. Niente di che, però è un qualcosa. Chissà se ci arrivavo anche dall'altra parte. Che basetta. Uno. Li ho lisciati tutti. Ok. Vamos. Comunque è molto carino questo. Scarax penso sia andato a dormire. Effettivamente, vista l'ora tarda, ci sta. No, sbagliato. Lui. Devo decidermi a giocare col pad della PlayStation 4 invece con quello dell'Xbox. Deve essere un pochino più tranquillo. Allora, cuori sì, assolutamente. Spostati. Pluff. Diventiamo di nuovo il nostro gingillo. Ma qui sto tornando indietro, mi sa. O no? Prima non c'era il. Sto tornando indietro, mi sa di sì. È lunghetto effettivamente questo gioco. Cioè non è lunghissimo ma è lunghettino. Ok, abbiamo preso tutti i nimpo. Come vedete, questa cosa qua del respawn dell'oggetto è un po' una cavolata. Perché uno volendo avrebbe potuto farlo già da subito. Prendersi il nimpo più potenziato. Però. Oh, non l'ho programmato io. Non so se riesco a distruggerli così. Infatti, ho fatto una cazzata perché adesso io scendo di qua, però non posso più. Eccolo lì. Porca miseriaccia malefica. Devo tornare indietro. Respawnare tutto. Ok. È lunghetto, non è lunghissimo, ma è lunghettino, esatto. Devi capire che è una via di mezzo. Il lungo è relativo, il lungo è molto relativo. Se non sbaglio ci sono i primi tre livelli che abbiamo già fatto, poi sono altri tre e poi se non sbaglio ce ne sono un paio e uno bonus. Quindi dovremmo essere, direi, uffa. Quasi a metà. Proviamo ad andare a destra. Di solito a destra c'è l'uscita del livello, quindi facciamo così, proviamo. Madonna, no. No, qua è da dove sono arrivato prima, però.
spostati. Sì, esatto, quello è dove sono arrivato prima, quindi non è buono qua. Devo andare dall'altra. Secondo me vuol dire dura tra un'ora e mezza e due ore. Sì, secondo me sì. La lunghezza dovrebbe essere più o meno quella. Allora, il nimpo non mi... però, ragazzi, devo provare a vedere se col salto... Ah no, posso fare così. Perché io non voglio prendere il nimpino. Io voglio prendere solo la ricarica. Ok. Tanto per chi si fosse collegato solamente Aurora, se ha domande... Si faccia avanti. Io mi presento, sono come sempre dico pezzo di nerd e su questo canale vedrete sempre solo esclusivamente 100% retro game e in questo caso state vedendo Katninden Teyande. Gioco per NES. Salta. Ok. Ah! Ma cavolo. Cosa mi rappresenta questa cosa? Che devo tornare indietro di nuovo? Però mi mette molto in difficoltà questa cosa. Uno, perché potrei battermene altamente i cosiddetti di questi. Ok, bene, bene così. Ok, salire qui. Scendiamo l'uccello. Uccidiamo te e andiamo su. Ok, ottimo. Qui non siamo ancora venuti. Qua c'è quello che ci spara la forfora. Testimonial della L'Oreal. E siamo al boss. Ok, ottimo. Me l'ero perso. Ciao Christian, benvenuto. È un gran pezzo di nerd. Per non dire altro, beh certo, me lo sono scelto io il nick. Allora, qua quello che uno si pensa che potrebbe essere il boss finale. Invece così non è. Ma io ho il super nimpo e gli faccio del male fisico. Dai. È andato. Molto bene. Guardalo qua che è arrivato Scarax. Pensavamo fosse andato a dormire. Ho detto, ma mi fa strano, eh. Mi fa strano, eh. Super nimpo! Allora, ma non porti un bel Somari di Adventure per NES, un gioco bootleg su Sonic? Sono sicuro che ti piacerà. Me lo segno allora, non lo conosco, mi sa. C'è le ore piccole decisamente questa notte. Soprattutto se voglio decidere di portarlo fino a termine questo gioco. Non sono in mutande, sono in pantaloni corti, ve lo giuro. Esce il pistolone. Questi li odio. Devo anticipare un attimino. Perfetto. Perfetto. Via. Oh, stavolta l'ho preso. Tu sei in mutande, beato te. Io non posso mettermi per decenza in mutande. Mi piacerebbe un casino. Ne sarei veramente felice. Tra l'altro, le donne possono mettersi in top su Twitch e io non posso mettermi in mutande. Fatemi capire. C'è anche gente che ha fatto vedere la Bijoyra e non l'hanno neanche bannata. Cioè, ne hanno fatto un ban finto e io non posso mettermi in mutande. E che è questa cosa? Chissà se la supporto. Vabbè, questo tanto non mi interessa perché sono pieno. Andiamo come non ci fosse un domani. Ecco, ottimo. Ho bisogno di energia. Ho bisogno di energia. Anche di No! Perché mi è caduto? Ah, questa era una scala, probabilmente. Sì. No, perché l'ho fatto? Perché l'ho fatto? Mai visto questo gioco? Ma non è tanto conosciuto, eh. Non è tanto conosciuto. Katninden Teyande. Guardate come muoio, eh. Guardate come muoio. Io direi di fare un
mi ricordo come si cambia. Ah, ok, si cambia qua, slot di salvataggio. Facciamo così, va. Per non saperne leggere né scrivere. Facciamo un salvino. Allora, tanto dovrò scendere. Ok, molto bene. Ehi, pupa! No! Ehi, pupa, io sono saltato perfettamente sul fuoco. Complimenti. Non ero ancora morto. Però, dai, ci sta. Soprattutto con una vita non è nelle mie corde. Allora. Quello che nuota non mi piace, quindi ci metterò un po' di più, ma uso tutto questo. Ciao Bu! Ciao Bu Califfo! Benvenuto anche tu a questa tarda ora, questa ora da marzullo, alla marzullata di nerd. El MES. Yes, El NES, Nintendo Entertainment System. Avete sentito il mio inglese fluente, vero Diz? Fluentissimo. Sono note dolorosissime, esatto. Sì, ma anche Babic mi chiama sempre pezzo di merda. Penso una live sì e l'altra anche. Quindi non c'è nessunissimo problema, ragazzi. Me lo sono scelto apposta per assonanza questo nick, quindi me le cerco. Me le canto e me le suono. Allora, quello mi carica l'help, che non mi interessa, perché tanto non uso il gattino del nuoto. Quindi poco mi interessa. Anche Miss Claudia mi conosce. Ecco, qui forse invece quello che nuota potrebbe darmi una gran mano, credo. Chi ha fatto palo? No, ho sbagliato. Ta-ta! Non chiedetemi come faccio a sparare il fuoco in acqua, ma lo spara. No, sparalo dall'altra parte. Sparo dalla parte giusta. Andato. Molto bene. Ottimo, ottimo, ottimo. Cosa dice Scarax? Comunque, ti dicono la PS5 si deve preoccupare di Xbox, che tutti e due si devono preoccupare del PC. Sì, giusto, giusto, concordo. Concordo, io non sono un grande giocatore PC, perché ho il PC, come sapete, da novembre. Però mi rendo conto che da quando ce l'ho. Purtroppo riesco a giocare poco. Io quando accendo il PC streamo, quindi è difficile che mi metta a giocare un gioco per PC. Io ultimamente sto giocando esclusivamente su Switch, se non gioco al PC. Anche perché io la Switch praticamente la sto sfruttando 100%, cioè 99, ma 100% in portatile. Quindi riconosco che effettivamente il PC gaming è la svolta. Vuoi per la quantità di giochi, vuoi anche per quanto si risparmi. Voi anche ad esempio per le promozioni, cioè vedi ad esempio l'Epic Store, l'Epic Store regala giochi a destra e manca. Giusto per citarne uno tra tanti, non. Allora, laggiù forse vado giù, però qua, se non sbaglio, c'era qualcosetta. La Switch è tanta roba, è una console proprio fantastica. È una console della Madonna, la Switch. Io non ero esaltato per una console come lo sono per la Switch dai tempi della prima PlayStation. Qua lo dico e qua lo nego. Adesso come faccio a scendere? Ah, devo per forza fare il giro, quella è la ciulata, ecco. Sembrava di poter scendere, invece no. Vabbè, dai, poco male. Vorrai mica toccarmi tu. Cosa tocca? Beh, a me la prima PlayStation comunque mi ha dato grandi, grandi, grandi soddisfazioni.
che ne dica, la si odi, la si ami, a me la prima PlayStation mi ha dato grosse, 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 grossissime soddisfazioni. No, è inutile che salga di nuovo lassù. Ah no, è utile perché laggiù c'è il nimpo, quindi rifaccio il loop una volta ancora, cercando di non farmi colpire, così ho il nimpone. Adesso scappo direttamente qui, così quello lì non mi tocca. Ah no, mi insegue il figlio della merda. Vabbè, pazienza, ormai mi ha toccato. Ma guarda te. Ma porco Giuda, ma pensa te se devo farmi fregare con un idiota da questo qua. Vabbè dai, pazienza. Sì, la pirateria comunque è anche quello che ha fatto la fortuna della console, Diz. Diciamo che la pirateria è quello che fa intrinsecamente e passivamente la fortuna di una console. Vedi anche il DS, il Nintendo DS. Diciamo così, va. Diciamo così, quello lì sta già un po' sull'anima. Anche il DS ha fatto tantissimo. Vabbè, per carità, il DS è una signora console. Però ha fatto anche tanto, tanto, tanto successo per quel cavolo di R4. Cosa sculetti? Brutta zozza. Che dite? Provo ad andare giù o mi conviene andare direttamente su? No, mi dice di andare di qua. Allora andiamo di qua. No, il ghiaccio. Io odio ghiaccio. Io odio ghiaccio. Ma perché vai indietro? Mica è penduto. Aiuto! Questo cos'è? Dove... Ah, qua, ok, qua sono lì. Lì sono là. No, non l'ho mai giocato Gogo Ackman. È bello? Cos'è un platform? Descrivimelo in poche parole. Io adoro i platform. Allora, qua chissà se devo andare. Scappiamo, vediamo se... Ok. Ok, prendiamo... Il nostro amico muratore bergamasco che mi spacca quello e che mi spacca questo e adesso mi fa colpire. No, sono riuscito a evitarlo. Bene, adesso dovremmo essere arrivati al boss, eh? Platform 2D col design del Kira. Bello, me lo segno, me lo scrivi per piacere in privato su Twitch, perché poi so già che non vado più a vedere il VOD e mi dimentico. Me lo scrivi, oppure se sei sul mio Telegram. Non mi ricordo mai, Flair, abbi pazienza. Se sul mio Telegram o sul mio Discord, se me lo scrivi lì, mi fai un piacere, così me lo cerco. Scrivi su Telegram, bravissimo. Ottimo. Yoku komade omaetara. Vai, 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 vai avanti. Allora, questo era cattivo. Cosa faceva? Vabbè, poca roba. Sostanzialmente. Dio, poca roba, però tanto mi continua a mazzolare. La menata è che non posso abbassarmi. Menata è che non posso abbassarmi. Ma no, ma da qua. Vabbè, però io so che adesso... No. Dov'è già che devo passare? Di qui? Di qui. Ok. Via. Sapete cosa faccio? Io Ah no, non posso barare. Ma no, ma lo uccido lo stesso. Lo uccido lo stesso. Non c'è problema. Lo uccido anche senza nimpo. Vediamo qua se c'è però. Vediamo. Vediamo cosa riesco a fare qui. Se magari c'è qualcosa di interessante. No, non c'è niente interessante. Perfetto, mi faccio prendere un po' di vita. No, non c'è niente, interessante. Ok, ottimo. Sono venuto qua per farmi semplicemente mangiare mezzo cuore di vita. Anzi, forse mezzo diventerà uno perché lo spara forfora. No, non è vero. Ah, eccolo qua.
Vabbè, già questo è meglio che un dito nel culo, comunque, ragazzi. Noni? Noni? Adesso ho finito lo special. Quindi 1, 2, 3. 1, 2. No, un colpo solo gli ho dato. Ah, però posso... Ok, ho visto dove posso mettermi. Di safe. Mi sembra. Qua dovrebbe essere safe. Ok, ottimo. Ottimo. Benissimo. Questo, questo. Andato. Perfetto. A grande richiesta bastoncino, per chi non lo sapesse io mi sono fatto una grandissima tampa un giorno, perché su OBS c'è anche il la bellissima modalità avvia registrazione. Io cosa ho fatto? Ho fatto importa schermo e ho messo Rai Yo-Yo per registrare un film della TV a mio figlio. Problema che invece che fare via registrazione ho fatto via diretta. Quindi dopo 20 minuti che sentivo suonare il telefono mi sono reso conto che era gente che mi diceva: ma sei live? Stai trasmettendo un cartone? E io: sì, effettivamente sì, sto trasmettendo un cartone, non lo volevo però. E quindi sono diventato il signor Bastoncino. E la gente adesso tuttora si chiede che fine abbia fatto Bastoncino. Io lo so, adesso che mi avete preso in giro tutto quel giorno non ve lo dirò mai. Il pomeriggio più bello di sempre, giusto? È stata la live più bella e con più spettatori della mia vita. Bastoncino. Sì, esatto. Ciao copyright proprio, altro che la musica di Twitch. La gente Smith della Rai mi busserà alla porta. Giusto, giusto. Ninja Rai. Ah! Sbagliato. E adesso come faccio? Ah, sì, così. Ok. Ok. Giù. Devo di nuovo usare lui. Su. Via. Lui che ha la spada ha un range più alto. Ma adesso, a parte tutto, vi sta piacendo questo gioco? Vi sta facendo rompere le marones? A me piace, onestamente. È facile, è noioso, è ripetitivo, tutto quello che vuoi, però è carino. Mi dà questa bellissima sensazione di bello. Una sensazione di bello, ecco. Appena l'ho detto, ti ho fatto un complimento. Perché mi devi subito fare... devi subito fare il bullo. Adesso sto pensando solo a Bastoncino, scusa. Siete degli stronzi. State comunque colpendo sempre tutte le mie debolezze. Ogni giorno che passa siete sempre più bulli. Come dice Roger. Vabbè, il nimpo era pieno, potevo anche evitare di rischiare di morire. Uffa. Zone of the Ender, bellissimo. Io sai che però mi sa il primo, non l'ho mai giocato, ho giocato solo il Second Runner, che ho ancora originale a casa. Mi sa che il primo non l'ho mai giocato, solo ho giocato il secondo, bellissimo. Fantastico, io dei robot così. Dei robottoni così. Ah, questo è stronzo. Questo me lo ricordo, essere decisamente stronzo questo qui. Ste note musicali malefiche. No, voglio andare dall'altra parte. Ho sbagliato. Ce l'avevo fatta. Ok, non ho più special, quindi devo distruggere le note arancioni con le mie forze che mi inseguono. Liscio. Super liscio.
Ok, andato anche lui. Questo qua dovrebbe essere, non so se l'ultimo o il penultimo, no, non il penultimo, ma forse... No, aspetta, non l'ultimo, forse il penultimo o il terzultimo boss. Perché è lui, se non sbaglio, l'ultimo boss. Tutta la musica è fantastica. Cosa dite? Fa tantissimo Evangelion. Sì, 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 da bestia, da bestia. Ma tu il testo lo capisci tutto? No, non capisco un cazzo, Marza. Come dicevo, purtroppo mi sono... Ciao Alex, grazie ancora per il ride e grazie per la serata, eh? Grazie mille. Gli devo scegliere un paio di ciò che si lasciano giocare. Absolutely, Scarax. Assolutamente, assolutamente. Roger ha detto il bullo. Ciao Dark Web! 20.000? Se arrivo a quella somma o VIP? Non ho capito cosa intendi. Cosa state dicendo? Ho fatto qualcosa che non va? Ho qualcosa appiccicato in faccia? Ti sei resettato. Aiuto. Non capito. Ah, sì, ok. Non collegavo le due cose. Mi sono resettato. Le lingue sono così, sono stronze. Se tu non le usi, ti perdi. Quindi io qualcosetta lo capisco. Ma purtroppo dovessi dirti bene la lore, non... come dice Kebit lore, non te la so assolutamente dire. Cioè, poi soprattutto una lingua come il giapponese che ha 450.000 caratteri. Diciamo che, bene o male, se dovessi trovarmi a parlare, forse, e dico forse, qualcosetta riuscirei ancora a capire. Soprattutto più a farmi capire che a capire. Ma diversamente a leggere sono molto fuori forma. Molto, molto fuori forma. Allora, io direi che posso fare così. No, devo fare così. Ok, ottimo. Mi spiace, perché sono arrivato a un punto che... quando sono stato in Giappone... e... che mi districavo molto, molto, molto bene. Ma che vi dico, alla fine le lingue... se uno non gli interessa farlo come lavoro... va anche già solo bene farsi capire e capire. Quindi io vi dico, in quello non avevo problemi quando sono stato in Giappone, anche perché sono andato a inficcarmi in dei paesini ruralissimi dove non parlavano inglese. Quindi o così o pomi, e mi sono sempre fatto capire, con grosso stupore mio e anche della mia consorte. No, adesso tu vieni qui e non fai il cattivone. Allora, a Nimpo come siamo messi? Tanta stima, però bisogna... non avrei dovuto perdere allenamento. Però purtroppo le difficoltà del mantenere una lingua del genere... adesso, diciamo che con le possibilità di adesso, non sarebbe neanche proibitivo, perché uno si fa uno Skype o un qualcosa del genere e si trova un madrelingua... e ti fa allenamento come vuoi, come e quando vuoi. Il problema mio sostanziale, come sapete, è il tempo. È il tempo e lo spazio per fare le mie cose. Questo è quanto, lo sapete, è il mio problema principale. Anche se mi dispiace molto, perché ero arrivato a un ottimo punto di preparazione, ma... vabbè, è andata. Ogni tanto mi prendo ancora i testi dell'università e me li leggo, cercando di ricordarmi qualcosa. E il problema è che a livello di grammatica mi ricordo molte cose, e poi metterle in atto nel contesto, anche perché nella lingua, soprattutto nella lingua giapponese, il tanto non è tanto la grammatica, perché vi assicuro, la grammatica giapponese è una vaccata. Il problema sono ricordarsi i termini. Non parliamo leggere né scrivere, io vi parlo di mero sopravvivere, di lingua parlata. Non vi dico di leggere e scrivere, perché è complicatissimo. Complicatissimo, devi sapere tantissimi kanji. Pensate che una persona minimamente, poi ci fosse Yora, può dare conferma, una persona minimamente considerata, non dico colta, ma nella norma più o meno si assesta sul 2000-2500 kanji. Potete ben capire come per noi sia proibitiva una lingua dove i simboli ci possono sembrare quasi tutti uguali. Non può essere difficile una cosa del genere, soprattutto mantenere le conoscenze. No, comunque non sto scherzando, la grammatica giapponese è veramente facile. Dai, mollala!
Muori, ok. Poi ti uso come guida sul Giappone, volentieri. Per quel che so, molto molto volentieri. Cazzo, ma i cuori me ne ha dati pochi? Io pensavo mi desse tutti i cuori. Ah no, è il cuore con la zampina che me li dà tutti. Allora, io non voglio rischiare di morire lì. Allora uso lui. Bene. Bene. E siamo arrivati al boss. Che non è ancora allora il boss finale. No, non è ancora il boss finale, ragazzi. Salva. Ma sapete che c'è? No, non salvo, me la sento. Sento che posso farcela. No, salvo va, forse è meglio. Aia. No, non salvo, sento che ce la posso fare. Salvo va. Ho anche sovrascritto, ho fatto un'uccellata, ma va bene. Visto che ce l'ho fatta. Uomini di poca fede. Uomini dolci e fedeli, ma di poca fede. Qua abbiamo Krang delle tartarughe ninja in versione pollo. Adesso naturalmente mi sono cremato tutti in impo per il dragotto. Ho fatto una cazzata. Una cazzina ho fatto. Gli ho rotto le braccia, però adesso lui mi rompe il deretano. No! Ah, non è morto però. Quindi lui basta sfiorarmi per uccidermi. Ah, però non mi tocca se sto fermo. Questo è buono. Questo è buono. Ah! Ti ho ucciso! Con un grammo di energia. Stupido! Stupido! Grazie mille, Flair. Molte grazie. Buonanotte, Scarax. Un abbraccione a te. Grazie per la piacevole serata. Grazie per essere passato a salutare. Ci vediamo presto. E Scarax, mandami il vocale che ti devo fare il comando, così come anche a Girolamo vi devo fare il comando. Se non lo volete, fa niente. Se non lo volete, fa niente. Io vi volevo omaggiare. Questo dovrebbe essere l'ultimo livello, ragazzi. Quindi diciamo che dovremmo riuscire a finirla. Ok, via. Io vi volevo mangiare. Aia. No, passiamo di qua, va. Hai ragione, sono veramente scandaloso. Ma stai tranquillo. Lo sai che io rompo, ma poi scherzo. È che mi fa piacere. Tutto il lavoro che fate per me, almeno omaggiarvi con queste piccolezze, mi fa piacere. Tuc, tuc. Facciamo un salvino, va. Mister Forfora è veramente un rompi chiatto. Chiatto nintendo. Ok, vamos. Tu chi sei? Buonanotte da un pcista nintendaro. Op. Adesso devo rifarmi la parte stronza, vero? Sì. Uccello. Forforino e boh, granchio, energumeno, chiamiamolo come diamine volete. Sapete però cosa faccio io per non saperne leggere e scrivere? Faccio ancora una volta il loop, così mi prendo il super nimpo, lo uso e spero di trovare del resto. Spero di trovare un N più presto possibile. No, sei uno stronzo. Sei un... Ah beh, però posso fare così. Madò. Sarei rimasto fregato di brutto, brutto, brutto. Anzi, sarei rimasto offeso di brutto, brutto, brutto. Sì, il character design non è dei migliori, effettivamente. Qui
faccio una brutta fine. Però dai, tanto dovrebbe esserci il checkpoint. Strunz. Bravo, Trap, diglielo. Strunz. Ok. Chi c'è qua? Ok, lui dovrebbe essere l'ultimo boss. Che è invisibile e non mi ricordo come diamine si batta. Ah, ok. Ottimo, mi fa un bellissimo dash. Va bene. Ah, buon, così. Due vite. Suono personalizzato. Ma non c'era il caso che riscattassi il comando, Scarax. Non c'era il caso di riscattarlo. Come faccio a ridarti i punti? Non posso. Voi mod ce l'avete gratuito. Gratuito. Che pena mi fai? Che pena mi faccio? Ok, via. Questo. No! Madò, già un cuore qua. Male male sta vita, eh. Speriamo di arrivare almeno col check lassù. Sì, direi di sì. Direi di sì, perché qua non mi può capitare nient'altro di brutto. Ecco, l'ho detto. Via. Ok, mal che vada dovrebbe farmi riniziare da qua se muoio dal boss. Se non addirittura farmi riniziare dal boss stesso. Proviamo. Facciamo una cosa, facciamo così. Visto che ci sono, usiamoli. E... Zack! No, m'ha preso. E... Zack! Ma perché? No. Ok. No, ho salvato, sono proprio un cretino. Minchia, mi fa iniziare dall'inizio, ragazzi. Devo arrivare proprio buono. Devo arrivare buono buono. Allora facciamo una cosa. F3 è giusto. No, come si ricarica? F4, ok. Allora, devo arrivare buono buono. Ricominciamo, sì, ragazzi. Aspettate, ho messo il frame. Quindi io direi di fare... Facciamo una cosa, facciamo i codardi, proprio i codardi spudorati. Sì, no, ma no, dai, proprio spudorati spudorati no, facciamo i codardini. Nel senso, salviamo non proprio ogni secondo, salviamo ogni schermata, dai. Qua no, qua non posso farmi togliere, ecco. Qua non posso farmi togliere energia, l'ho subito fatto. Qua ne arriva ancora uno. C'è l'amico Fritz. Mi spara le note dell'allegria. Ok. Energia niente, ragazzi. Questa è stronza. E mi fa anche il movimento del bacino, guardate. Hop, hop, hop. Cosa credi di fare? Come faccio adesso a uccidere questa qua? Ho capito. Così. Ecco, perfetto. La ragazza cin cin, esatto, la ragazza di colpo grosso. Cin 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 cin. Diventeremo amici. Cin 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 cin. Ricoprimi di baci. Dai che ci siamo, ragazzi. La PS5 sta in orizzontale, ufficiale. Dove l'hai visto, Alex? L'hanno rilasciato. Quante poppe al vento. Tra l'altro, ragazzi, c'è di nuovo colpo grosso. C'è di nuovo. C'è colpo grosso
alla tarda ora, mi sembra le 2:30 su Mediaset Extra, su qualche canale del genere. C'è di nuovo colpo grosso. L'altra sera ho fatto l'after per guardarmene un pezzo. Tra l'altro. Dai. Lo sapevo. Ah no, ok, ce l'ho fatta. Bene. Direi di fare il salvino qui. Lo facciamo? Facciamolo. Certo che però non darmi neanche un grammo di energia è proprio un po' da... Eccolo lì. Eccolo lì. Ciao Sapudda, benvenuto. Ma benvenuto. Grazie per il follow. Non anticipare di più. Ok. Liscio. Bene, l'ho preso. Andiamo di qua. Preso. Liscio. Teoricamente sto qua. Lo prendo. No, ma ha preso lui. Beh, questo lo prendo easy, eh. Ok, beh, easy più o meno, eh. Anche perché mi sembra che... Ecco, esatto, Fasa, sto stronzo. Però è più lento quando fa quella roba lì. È più lento, ma mi incula lo stesso, perché io sono uno stronzo. Allora, non devo farmi colpire. Benvenuto Sapudda, come va? Grazie mille per il follow. Cosa ci fai a quest'ora tarda della notte ancora in piedi a guardare un disperato che si fa il proprio giochino NES retro game? Ben contento che tu ci sia, eh. Ben lungi da me dire... Porco Giuda, ben lungi da me lamentarmi. Ok, preso. Allontaniamoci. Mi ero dimenticato di lasciarti il follow, ma figurati, stai tranquillo, ci mancherebbe ancora. Anzi, grazie di essere tornato. Op, no! Madò, che liscio! Cosa fai? Ok, preso. Ti direi di... Prenditi anche questo. Nel dubbio. Prenditi questo. E questo. E questo. Sparito. È una cazzata questo boss, eh. È proprio una cazzata stratosferica gigagalattica. Però se ti... Se ti perdi... È finita. Ok. Ok. Ha già fasato? No, non ancora. Bene. Direi che potrebbe farlo ora. No, non ancora. Scusate, ma sono super concentrato, eh. Via. Eccolo qua. Via. Eccolo qui. Boom. Preso. No. Chissà da dove esci. Di qua. Preso. Ok, ottimo. Ottimo punto. Prendi e porta a casa. Ok, dovrebbe spawnare lì. Si vede effettivamente dov'è che spawna, eh. Non l'ho preso. Non l'ho preso, l'ho mancato. Thank you.
È andato. No, non è ancora morto. Sono quasi morto io. Non l'ho preso. Madonna, se sei duro, eh. Sei duro, ragazzotto. Ah! No! Non voglio rifarlo dall'inizio. Però ho paura che possa capitare. Ha aumentato di brutto la velocità, comunque, ragazzi. Andato! Ragazzi, solo tutte le persone apparse nel video non erano esseri umani, ma bot renderizzati. Ma sai che mi è venuto il dubbio quando c'era quello giapponese, quando c'era Yoshida? Sai che mi è venuto il dubbio? Mi è venuto un dubbio atroce. Infatti volevo proprio dire, ma sapete che quello lì mi sembra che non sia... Pazzesco, pazzesco. Guardate, devo dirlo. Non ci crede nessuno, ma mi era venuto il dubbio. Comunque ha dell'incredibile. Ha dell'incredibile. Noi che ci lamentavamo su quel gioco fighissimo, Alex, del rendering della faccia, della resa del volto. Una cosa del genere è pazzesco. Voilà. Il cane sindaco del Giappone, che altri non è che il cane di Duck Hunt vestito da sindaco del Giappone, si sta lamentando che gli abbiamo rotto tutto il palazzo. Qui c'è... il cane di invece nemico di Tom e Jerry. Piacerebbe anche dirvi molto cosa diamine sta succedendo, però probabilmente abbiamo vinto perché stanno volando felici e contenti nel... I retrini! Ciao ragazzi, come sta Jones? Tutto bene? Grazie mille per il ride, ragazzi. Abbiamo appena finito questo gioco. Carino, secondo me. Se non l'avete mai provato, provatelo. Si chiama Katninden Teyande. E di questo gioco è anche stato fatto un anime che è 4 samurai per una pizza. Anzi, sapete cosa? Potrei andare a vedere se riesco a farmi bannare il canale facendovi vedere il trailer. Vediamo un attimino. Allora, vediamo se lo trovo. Eccolo qua. Allora. Oddio, se si vede male, come mai? Samurai Pizza Cat. Oh yeah! Ti chiamerai quando vuoi una margherita. Vabbè, ve lo faccio vedere così com'è, dai. Anche se è sfocato, però ve lo faccio vedere. Spero che... Il prode Romeo guida i nostri samurai. Dopo una zuffa si abbuffa più che mai. Poi c'è Marilena che non ha mai paura di prendere parte alla lotta più dura. Arriva anche Guido, quel romanticone, dal cuore gentile ma pronto all'azione. Più forti del gorgonzola, più forti del sale, più del sale. Infesti la coda, via dalla coda, e ti farai male. Che male! Un pochino. Bellissimo comunque, bellissimo. Katninden Teyande. Stasera so già che è Samurai, non vi girerà nella testa tutta la notte e non riuscirete a dormire. Un degno avversario per bastoncino, esatto. Ragazzi, mi fate uno shoutino ai Retromaniacs per piacere, che ci hanno concesso il loro super raidone. Grazie mille, ragazzi, grazie mille. Com'è andata questa sera? Cosa avete fatto? Allora, io ho iniziato tardi, ho iniziato a luna. Prima abbiamo guardato con Alex, Marza Power, Scarax e Kebit. Abbiamo guardato anche noi la conferenza PlayStation 5. Ci siamo rifatti gli occhi, che effettivamente è tanta roba.
E poi allora ho detto: non ho ancora sonno, mi faccio una laivina. E ci siamo fatti Katnin Dente Yande. E l'abbiamo finito. Adesso magari, visto che un'ora e mezza di live, dai, facciamoci ancora qualcosetta. Ci facciamo ancora un giro a qualcosa di arcade. Dai, tiriamo fuori il paddino arcade. E ci giochiamo a qualcosetta. Ciao Marza, buonanotte, grazie mille. Grazie di essere passato, di essere rimasto tutto questo tempo, anche nonostante sia molto, molto, molto tardi. Allora, facciamo così, chiudiamo retro. Retro Arch. E andiamo a farci un arcadino. Cosa ci facciamo? Allora, io direi che si potrebbe fare. Chiudiamo Samurai Cats. Potremmo farci. Oddio, chi è? Grazie Misai, grazie mille per il follow, molte grazie. Tra l'altro, scusatemi, da maleducato non mi sono presentato, io sono Pezzo di Nerd, sul mio canale vedrete solo e esclusivamente sempre 100% retro game, sia esso console o arcade. Tra l'altro, con gli arcade, se volete fare punto esclamativo torneo, mi sembra di aver fatto il comando, organizzo anche dei tornei, quindi siete tutti tranquillamente liberi di dirmi: voglio partecipare al torneo di nerd. Il quarto, purtroppo, ho chiuso le iscrizioni domenica. Sarà con Puzzle Bubble e sarà venerdì 21. No, che cazzo dico? Venerdì 19 alle ore 22. Siamo in 16, facciamo un bel torneo con Puzzle Bubble. Ho già fatto quello di Street Hoop, di Street Fighter 2 e di Windjammer. Potete andare a vedere tutti nei miei VOD dove è scritto Fightcade Torneo di Nerd. Quindi vi rendete anche un attimino conto di cos'è la situazione e se vi può interessare. Più gente c'è, meglio è, più ci divertiamo. Proprio come le vecchie sfide della sala giochi. Quindi, se vi garba, molto molto volentieri. Allora, Metal Slug XX, io non ce l'ho, però ho Metal Slug X. Possiamo farci un giro a quello, piuttosto. Anche se io all'X sono veramente una ciabatta. Io l'unico Metal Slug che so più o meno giocare è il primo. Metal Slug X. X. O uno, ragazzi, fatemi giocare l'uno, dai. Fatemi giocare l'uno. Io non sono proprio capace di giocare gli altri. Co come non sono neanche capace di giocare questo. Però questo qui, con questo ancora, bene o male, mi barca meno. Con gli altri sono veramente uno cesso. Uno cesso. Allora, devo un attimino rimettere a posto qui. Lo preferite in un simil 4 terzi? Direi di sì. Allora facciamo una cosa, facciamo così. Facciamo così, che è cosa buona e giusta. Ok, speriamo che il MAME mi abbia tenuto le impostazioni. Ok, dai. Ai tempi, ti dico, anche io lo finivo con pochissimi crediti. One CC non sono mai riuscito a farlo, se non ricordo male, ma lo finivo con pochi crediti, anch'io 2 o 3. Adesso sono veramente fuori allenamento, sono proprio una super iper ciabatta. Punti, punti, punti. Steve Machine Gun. Ok, questo qua è uno di quei classici. Allora, ci sono giochi retro che effettivamente invecchiano male. Questo penso che possa essere tranquillamente giocato anche nel 2090. E niente, rimarrà sempre attuale, rimarrà sempre uno dei giochi di riferimento proprio per l'arcade. È pazzesco questo gioco. Boom. Dove me le ha messe le bombe? Dove me le ha messe le bombe? Momento. Momento, non ho le bombe. Input di questa macchina. Ah, non l'ha settato. Che bello, non avevo le bombe. Ok. Buonanotte Bucaliffo, grazie mille che mi hai tenuto compagnia fino adesso. Davvero, molte grazie. Sei un tesoro. Spero di vederti ancora la prossima volta. Spero che tu ti sia divertito così quanto mi sono divertito io. E dai, ci vediamo alla prossima.
Grazie mille, buonanotte. E buonanotte ancora. Boom. Gas. Aspetta, 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 che ho visto scritto da Delizzi qualcosa che mi fa piacere. Il mio amico Luca Pocchia ti segue sempre. E mi sai che però Lizzi mi devi dire il nick, perché io purtroppo tanta gente per nome non li conosco. Hai presente come si chiama come nick di Twitch? Comunque grazie per essere qui, molte grazie. E ringrazio anche Luca Pocchia allora a questo punto. Luca Pocchia DM, tra l'altro, sarà probabilmente. Voilà. Andata. Dovrei aver fatto anche il punteggio perfetto, avendo salvato 10 prisoner e il carro armatino. Sì, ho letto di Metal Slug. Ho letto e non vedo l'ora. Ci fai rivedere quel coso dove premi? Sì. Sì, ve lo faccio vedere subito. Se riesco a prenderlo. Eccolo qua. Eccolo qua. Mi ci metto anche in TV. Me l'avete chiesto voi, eh? Non sono io, che poi la gente mi dice, ma che palle, fai sempre rivedere le stesse cose. Eccolo qua. Questo qua è il compendium di Bitmap Books, gli stessi compendium che vi ho fatto vedere l'altra volta, che sono per console. L'ultimo che mi è arrivato è per Atari 2006-7008. Ci sono tutti gli artwork, ci sono le storie, i disegni, cartoline che cadono, che non dovrebbero cadere, tutto fatto, stampato con qualità eccelsa, con pagine traslucide e profumatissime. Ah, l'odore delle pagine nuove. E poi questa qua, la Fully Loaded Edition, come leggete qua, Fully Loaded Edition, che è un'edizione che il buon Sam Dyer di Bitmap Books mi ha detto non rifarà mai più, quindi sono pezzi contati limitati nel mondo, perché a detta sua non la ristamperà mai più questo. Ha questa bellissima feature, ha una batteria che premendo il tasto corrispondente allo sparo, ve le faccio sentire tutte. Grenade. Super grenade. Trap shot. Bellissimo, bellissimo. Il libro parlante. Mua. Una chicca, una chicca. Allora, dai, continuiamo. Vamos. Ole. Vediamo se riusciamo a fare anche il punteggio perfetto qua. È fattibile, ma io con questo boss lo patisco sempre un pochino. Un pochino la diagonale sbagation qua, eh. Muoviti. Ok, è andata bene. È andata bene. Poteva andare molto 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 peggio. No, 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 vedete che errori che faccio. Errori stupidi. Vabbè, dai, va bene. Chissene. Abbiamo preso anche 50.000 punti. Pensa adesso, mi sono dovuto far uccidere come un imbecille proprio nella parte più easy del gioco. Vabbè, dai, va bene. Sì, comunque è un gioco veramente immortale, come dici tu, e questo qua puoi giocarlo davvero, puoi farlo giocare tra l'altro a chiunque, non può non divertirsi a giocare a questo gioco. Cioè, questo qua è davvero intramontabile. Intramontabile e... Niente. Non ho parole per questo gioco. Questo come, ad esempio... Adesso io non so nominarne uno per genere, però quelli che per me sono quelli arcade, proprio che giocarli ai tempi, giocarli ora
non cambia assolutamente niente sono questo, Neo Turf Master, che lo porto a... alla noia all'inverosimile, ancora tutt'al più adesso che c'è la sfida del buon Girolamo 85 in atto. Puzzle Bubble, cioè questi qua sono, ragazzi, per non andare poi nello specifico, tipo giochi come Gun Jack e la roba, guardate se devo saltare, vabbè. Però sono giochi davvero immortali, non invecchiano. E li fai giocare anche i giovinastri e si divertono. Quindi dovrebbe esserci. Ok, perfetto. Prigionierini. Una di quelle cose che quando vedi in negozio anche 50 anni ti parte mamma boss. Esatto. Hai perfettamente ragione. Questo se inizia a tirarmi le palle sono cavoli amari. Perché poi queste palle qua sono rallentate, sono di una stronzaggine immonda. Quindi io devo andare su. Ok. No, non è morto, ok? Un cacchio, ho perso l'Ivi. Ok, ottimo. Allora, qua devo fare il trick della bomba, perché sennò quello che lancia le sfere mi inchiappetta. Allora, salto, sfera. Ok. No, sfera, bomba. Ok. Poi... Madò, che partita brutta che sto facendo. Andati anche loro. Allora, te, stai fermo lì. Prendiamolo con Marco. Te, stai fermo lì. Prendiamolo con Marco. Ok. Le musiche sono pazzesche di questo gioco. Io odio quando mi tira le bacche, i confetti, lo odio proprio di brutto quando tira i confetti, perché tanto quanto quando spara questi li salti e ok, ancora se vo fa, quando tira sta roba ok, non so come ce l'ho fatta evitarli. No. via. No, non mi ha preso. Ok, ottimo. Mi ha preso. Ma dai, dovrebbe essere morto. Gli ho tirato 45 bombe. Ok, è andato. Bene. Mi ha toccato una volta, ma dai. Se fa. Tra l'altro, protagonista di questo gioco... adesso non so se il character design sia proprio lui, però il gioco è palesemente ispirato a Miyazaki. Perché Porco Rosso di Miyazaki, il protagonista, si chiama Marco Rossi. E c'è anche Flo o Fio, adesso non mi ricordo. Quindi ci sono forti influenze miyazakiane in questo gioco. Infatti anche gli artwork. Ciao Giugio, grazie mille per il follow, molte grazie e benvenuto. Adesso mi faccio anche la mia classica presentazione, che mi hanno detto fatti un vocale perché tanto dici sempre le stesse cose. Ok, me lo farò. E in un artwork di Miyazaki, in un'opera sua, ci sono proprio dei disegni di carri armati. Lui è sempre stato un appassionato di carri armati, comunque veicoli militari, e sono palesemente i veicoli che vedete in Metal Slug. Adesso non mi ricordo l'opera di Miyazaki qual è, come si chiami, però è così viene, fidatevi di me. Tra l'altro, quando sono andato a Tokyo, questo è uno dei salti più difficili del gioco. L'ho detto. E quando sono andato in Giappone, sono andato a Tokyo al Museo Ghibli. Ed è una cosa pazzesca. Cioè, quando proprio dite il ritornare bambini, io là dentro sono tornato veramente bambino. È veramente qualcosa di favoloso il Museo Ghibli. Ok, ma questi, io questo livello qua lo odio per sti due salti malefici. Poi vabbè, non parliamo del mid boss, che è veramente un dito nello sfintere.
tanto la frutta ormai è marcita, adesso qua sono qua con lo sparabacche, lo batterò tipo domani, cioè lo batterò nel... Ma ucciso sto stronzo, mi uccide sempre. No, il mid boss è qualcosa di pazzesco. Solo che c'è una tecnica. Se tu gli stai sotto, se tu gli stai bene addosso, salti e spari in basso, tu anche con le coltellate lo uccidi abbastanza easy. Il problema è che è una tecnica che va affinata. Una tecnica che va molto affinata, cosa che io non ho ancora fatto. Questo qua mi tira gli ananas, vita naturale durante. Ah, sono passate, bene. Cosa credete di fare? Ecco, questo qua c'è quella parte di stage dove ci sono le parti rialzate. Bisogna fare molta attenzione. E se no, quello era sul water. Perché se si va troppo in avanti è un problema, perché si resta alzati e lo sparo dei cavolo di carro armati ti colpisce. Ma noi siamo furbi e non lo facciamo. E dai, scoppia. Nel primo non c'è il laser. Nel primo ci sono solo fire, heavy machine gun, shotgun, rocket lancer e basta. Le bombe. Non c'è enemy chaser, non c'è niente. Non ci sono le grenade, super grenade, non c'è nulla di nient'altro. Click. No, devo prenderlo con... Vabbè, va bene, dai. Tanto questo boss non è che sia un grosso problema. Devo fare... No, esci. No, lo sapevo che... Lo sapevo che l'avrei fatto. Lo sapevo. Vabbè, va bene, dai. Voi vi chiedete perché salti fuori dal carro armato e io ve lo spiego perché. Perché se tu prendi le granate con Marco, vanno nel conteggio come se sparassi col carro armato abbassato. Sono, infatti diventano bombe se tu da carro armato spari con Marco covacciato, e quindi sono molto più rapide, ne spari molto più in rapida successione. Aspettate un secondo, devo andare un attimo dal bimbo, arrivo subito. Povero, era volato giù dal letto. Mi sembrava quella cosa. Ciao Ale. Non so se sono già passato in questo nick. Sono Pavuz. No, non ti ho ancora vista Pavuz con questo nick. Bene, mi fa piacere che tu ti sia fatta riconoscere, perché non ti avrei mai più riconosciuta. Come va? Tutto bene? Tra l'altro, cosa ci fai ancora sveglia a quest'ora? Ben contento che tu ci sia passata, però non la sapevo sta cosa. Te lo faccio poi vedere appena prendo il... come si dice, il carro armato, Flair, te la faccio vedere subito. Infatti io tendo sempre a cercare di prendere le bombe con Marco. A parte che ne ho 40, ragazzi. Non ho voglia di star lì a far spawnare i prisoner. Quindi non stiamo ad aspettare. Cerchiamo di shottarlo abbastanza velocemente. Ok, andato. Come va? Sono sveglio perché la notte è bella. Insonnia, anche tu come noi.
Dopo una vecchia tattica delle bombe, sì. Si potrebbe fare anche con lo sparo, aspettando. Nell'ottica del punteggio perfetto bisogna fare così, perché non arrivi con 10 prisoner alla fine, quindi devi aspettare che te ne scendano altri, perché in questo boss, se aspetti, scendono degli altri prisoner. E quindi, è così. Così come in questo livello c'è la tecnica dei prigionieri. Che adesso vedrete. Anche più avanti si può fare in questo livello, se non ricordo male, ma non sono convintissimo di ricordarmi dove si fa. Un ciclo sfasato. Voilà. Ecco fatto, e questo è il trick. E questo è quanto. Poi bisognerebbe cercare di non morire come un cane immediatamente dopo. Ok, guarda quello che ti dico. Se io sto col carro armato su, vedi che c'è scritto cannon, e io sparo le classiche bombe canoniche del carro armato. Se io mi accovaccio, guarda cannon cosa diventa? Diventa bombe. E diventano le bombe in possesso di Marco. E le sparo più velocemente, perché le bombe vengono sparate più velocemente del cannon. Quindi è sempre preferibile prendere le bombe con Marco quando, ove possibile naturalmente, piuttosto che col carro armato. Proprio per questo, perché innanzitutto hanno un cap maggiore. Cannon mi sembra abbia un cap di 20 e le bombe hanno un cap di 40/50. E poi anche proprio per la velocità. Ecco, perfetto, ho preso subito cannon. Sbagliato. Dove credi di andare tu? Vieni qua. Va bene, gas. Gas è cosa buona e giusta. Bene, come l'ho preso, l'ho perso. Guardate come muoio, eh. Perfetto. Ciao. Metal Slug. Ma va bene così. Non è un problema, lo prendiamo dopo. Lo riprendiamo dopo, non è un problema. Opa! C'è sempre da imparare, vedendo giocare la gente. Non da me, io so fare niente. Però c'è sempre da imparare. Da vedere giocare quelli bravi. Che non sono io. Come avevi visto, si arriva fino a 50 col cap delle bombe. Ok. E distruggiamo anche questo. Chissene, va bene. Allora, l'altro trucchetto per il prisoner doveva essere tipo per qua, se non ricordo male. Mi sembra. Però non mi ricordo come si attivi. Se basti star qua e sparare o se devo fare qualcosa in particolare. Visto che è uscito. Visto? No, lumaca è snail, non è slug. Slug è... Sì, forse slug è anche lumacone, qualcosa del genere, forse. Hai ragione. Bisogna chiedere al buon Diz. Bisogna chiedere al buon Diz che diamine vuol dire slug. Però forse hai ragione. Vuol dire qualcosa del genere, effettivamente. No, l'ho perso. Come perdere da coglione per due volte di fila nello stesso livello il carro armato, ma va bene così. Non ci crucciamo più di tanto. Ok, fuori uno. E fuori due.
non ci crociamo più di tanto. Questo boss è molto semplice. Slug e lumaca. Scusatemi, ero. Però anche Snail è lumaca, no? Se non ricordo male. Questo che avete appena sentito parlare è mio figlio. Non nelle vesti di uno che vola giù dal letto, già di nuovo a 90 gradi nella parte sbagliata, ma nelle vesti di un bimbo che ha visto la PSP in mano al sottoscritto. Ecco, in questo livello le cose iniziano a complicarsi di brutto. Di brutto. Anche perché qui è di vitale importanza rimanere con il carro armato, soprattutto più avanti nella parte con le moto. Il boss di per sé non è un problema. Morto. Va bene, dai. Il boss di per sé non è un problema, ma è un problema tutto il resto, il corollario. Poi io cerco di fare le cose veloci, a questo punto, già che siamo arrivati fin qua, portiamola a termine, no? Che dite? Già che ci siamo. Guardate quelli, guardate quelli. Posta qua. Se continuo a sparare a posta succede qualcosa. Non mi dà neanche punti. Strano che non succeda niente. Di solito in questa animazione qua succede qualcosa. Non succede niente. Neanche qua. Ah, me sembrava. Me sembrava. Cosa è successo? Sembrava mia figlia che pendesse. Vabbè. Non va bene, nel senso, me ne frego, vabbè, c'è mia moglie. Però hai fatto punto esclamativo urlo, e oltre ad aver urlato io, ha urlato anche mia figlia, quindi è stata una cosa molto ansiogena. Dai, sei lento però. Già è vero, qua devo correre. Poi tanto lui va via. Mi dimentico sempre questa cosa. Mi dimentico sempre questa cosa. Adesso vi leggo, ragazzi, visto che è arrivata altra gente. Bellissima gente. Fozzi strizzi. Rumor dicono che vogliono far uscire un nuovo capitolo di Metal Slug. Esatto. Penso che non sia neanche un rumor. È proprio così. E noi lo speriamo. Più che altro spero che sia un altro episodio come questo in 2D e non sia una porcata come quello che era uscito per PlayStation 2. Il Metal Slug 3D. Lo spero vivamente. Ah, devo stare indietro. Ho paura di venire hittato dall'esplosione del mio Metal Slug. Scusate, ma sento... Boh, sento dei rumori strani. Via. Ok. Bastava andare subito qua sotto. Mi sono fatto distrarre. Mi sono fatto distrarre. Sarà in 2D al 99%. Speriamo allora un 2D fedele. Non un 2D troppo. Cioè che poi alla fine... visivamente a me è piaciuto molto il Final Fight... sì. Sì, Final Fight 4. Scusate, Street of Rage 4. Final Fight Street of Rage 4. Però effettivamente su questo preferirei la vecchia grafica. Va da sé che capisco anche se vogliono modernizzarla un pochino, soprattutto per le nuove leve. Ci sta, non ne farei un dramma. Però sognerei un Metal Slug proprio canonico. Canonico, lo sognerei proprio. Nel 2020 sarebbe manna dal cielo. Ciao Lysergic Man, benvenuto. Tra l'altro, allora,
Fozzi e Lisergicman, ciao. Non so se sia la prima volta che ci vediamo. Se così è, vi ringrazio per essere qui e vi saluto e vi chiedo come avete fatto a trovarmi. E se così non è, vi chiedo scusa, ma io ho una memoria abbastanza limitata, quindi non me ne vogliate. Grazie mille per il follow, Fozzi. Perfetto, allora magari era proprio la prima volta che ci vedevamo. Quindi ti ringrazio due volte. Che cosa abbiamo ucciso? L'ananas? Non l'ho visto proprio arrivare. Adesso mi sto facendo distrarre dagli alert. A me ce n'è un paio che non mi piacciono effettivamente, ma perché sono veramente eccessivamente difficili. Non mi ricordo se sia proprio il 3 o il 4, forse il 4. E dai, anche io sono andato a cercarmelo, la palletta. Non ho più le bombe. Vabbè, però Olivi, adesso speriamo che lui mi dia qualcosa di bello. Peccato non poter scendere. Vabbè dai, ho questo qua lo distruggo. Si è andata bene, al pelo, ragazzi. Thank you. Dai. Non l'ho preso. Mi sono perso quel prisoner. Ah, questa è la parte più tosta. La parte più brutta. L'X è il preferito di tanti. Io ti dico, è il mio secondo preferito. Il mio preferito in assoluto è questo. Ma proprio a man bassa. E il secondo mio preferito è proprio l'X. Vero. È bello. È bello, bello, bello. Direi praticamente quasi perfetto in ogni suo aspetto. L'X è veramente molto bello. Ma io probabilmente per una questione affettiva sono più legato al primo. Non ho mai imparato a fare questa parte. Mai nella vita. Non ho mai imparato a fare questa dannatissima parte. Sì, assolutamente. Anche il primo, comunque. Come... è molto 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 canonico, hai perfettamente ragione, però come si dice è proprio il primo, quindi ci sta. Dai, scoppia. Ciao caro armato, è stato un piacere vederti, conoscerti. Tra l'altro su questi missili, perché ha accelerato così di brutto? Su questi missili si può saltare, come avete appena visto. Full, ciao, full lethal, come va? Alle 3 del mattino sono i veri nerd, hai ragione. Ma dove si è accelerato di brutto? Mi è impazzito il mame. No, morire! Sono morto. Porco Giuda, mi sono dato un pugno in faccia pure. Morto? Sì, sono caduto nell'acqua. Mi hai beccato quasi addirittura d'arrivo, perché ho detto faccio una partitina a un arcade e alla fine ho giocato tutto Metal Slug. Con scarsi risultati, però ho giocato. Prima abbiamo fatto il carinissimo, non dico bellissimo, perché magari proprio bellissimo non è, Chiatto Ninde Nintendo e per NES. E abbiamo finito anche quello. Avete forse dei dubbi che finisca i giochi? Baro, sicuramente con save state, ma li finisco. No, quello comunque è talmente easy che anche senza save state si può fare tranquillamente. L'avete visto, non è nulla di difficile, soprattutto i boss sono facili. Mi sono perso il prigioniero, ma va bene. Qui ci sono delle tecniche per questo boss che io non mi ricordo mai. Allora, uno già, ad esempio, andare a distruggere quella mina malefica. Uno non è stare qua sotto quando lui ti spara quello, ma è stare precisamente qui quando spara le bombe. Ok. Sì,
salta, salta, dai, maledizione, maledizione. È che solo con lo sparabacche non mi viene neanche voglia di impegnarmi. Solo con lo sparabacchine. Ok, perfetto, 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 perfetto. Ho di nuovo due bombe. Le buttate via, così, perché mi andava. Le buttate via a caso. Ciao Markrow, benvenuto. Ragazzi, tra l'altro, se non lo conoscete, seguite Markrow, perché lui non è un gay. Salta. Non l'ho vista la mitraglia, la sono dimenticata. Lui non è un gamer, o perlomeno non fa streaming di game, ma fa streaming musicali. E io, essendo musicista, ci tengo molto a farvelo conoscere. Che sono alla fine del mondo. È veramente molto bravo. Quindi ci tengo che passiate a dargli, a fargli un saluto. E a dargli un'opportunità, a mettergli un bel cuoricione, perché veramente. Porca troia! Non è veramente porca troia, ma è veramente bravo. La supposta. Sono stato girato e mi sono fatto mettere la supposta. Da Molden, Morten, com'è che ti chiami? Già non mi ricordo mai, neanche te. Oh oh, oh oh. Lo sapevo, sono arrivato in ritardo. Grazie per lo shout, giri. Dai che sei morto, su, lo sai anche tu che sei morto. Crediti. E poi questi qua sono anche facili da evitare. Se non fosse un decerebrato come me. Ma salta, dai, però, dai, su, saltami, si blocca anche la... Cavolo di levetta, vai lì, adesso sono rumori strani dall'altra stanza, rumori, devo andare ad accertarmi. Oh, ce l'abbiamo fatta, dai, male, ma ce l'abbiamo fatta. Buttiamo la carta del cioccolatino meringa al rum. Per andare avanti nel 6 devi giocare in difficile. Ma io già così ho i miei seri dubbi, i miei seri problemi più che dubbi. Allora, il 5 è molto sottovalutato. Il 5 è quello dei venusiani, perché mi ricordo il 2 è quello dei marziani, se non sbaglio. Poi ce n'è uno che non ci sono più i marziani, ma ci sono i venusiani, perché poi ci sono questioni di pianeti in pianeti, di invasioni in invasioni, perché poi i militari subito si allenano con gli alieni, poi dopo si ritolgono dagli alieni, si allenano con gli umani, è un casino Metal Slug, è un casino. Grazie davvero, per anno ho bisogno di cameretta per i miei affari miei, un giorno in quarantena ho avuto l'idea di provare a entrare in contatto con altre persone su Twitch, è stata un'idea di migliorare la mia vita, al di là del prodotto si possa creare il legame della persona che c'era, la parte stupendo. Bravissimo, bellissime parole, lo stesso motivo per cui io ho iniziato a streamare, non per il lockdown, perché io streamo da un pochino prima del lockdown, streamo da novembre più o meno, però sì, io ti dico, io avevo un problema musicalmente, adesso sono un paio d'anni, un annetto che sono completamente fermo, ogni tanto faccio qualcosa col Game Boy, mi diverto a fare musica col Game Boy. E di base sono un chitarrista. E ho iniziato a streamare perché? Perché io anche quando gioco da solo parlo tantissimo. Allora ho detto, ma perché non fare qualcosa di modo che... Poi ho conosciuto Twitch. Sono vecchio io, quindi io queste piattaforme da giovani non le conoscevo. E mi hanno detto, ma perché non provare? Allora ho provato, effettivamente è divertente, perché per parlare da solo contro un muro, parlo con qualcuno, viene a tenermi compagnia in chat e facendo chiacchiere per la nostra passione in comune, visto che soprattutto alla mia età è difficile trovare gente con la stessa passione con cui scambiare due chiacchiere senza che venire etichettato, sapete come. Non sto a dilungarmi perché tanto è il cane che si morde la coda e sono quelle cose eterne. Comunque ragazzi, dai, grazie mille davvero per la compagnia, andiamo a fare un bel raidino. Facciamo ancora i bei ringraziamenti a tutti voi che siete ancora in chat, non vi saluto tutti, saluto gli ultimi perché siete tantissimi, grazie a Marco Cantoni,
Grazie Girolamo, Eterno e sempre presente Mod, grazie Flair, grazie mille Flair Zero, grazie Malcrow per essere passato a darci il tuo saluto e la tua benedizione e benevolenza, grazie Fulleta, grazie Fozzi Strizzi anche per il follow. Chi c'era ancora? C'era Lisergic Man, grazie mille, e grazie anche a Pavuz che ha cambiato nick, non mi ricordo più com'era. Ah, Ale senza la A, eccola qua. Voi più su siete più o meno sempre gli stessi, quindi grazie mille a voi. Grazie ancora a Giugio 1984, che non so se sia ancora qui, non l'ho visto in chat, ma lo ringrazio se è ancora qua per il follow. Idem con Misaiwing 83, grazie per i Retromaniacs, grazie mille a loro e il buon Jones per il raid. Grazie a Sapudda per il follow. Ah, e anche il buon Alex Porcheddu che, oltre ad avermi invitato prima nel suo canale con Scarax che abita a guardare la conferenza Sony della PlayStation 5, mi ha anche fatto il raid. E quindi, ah, Giugio, ecco, ci sei ancora. Bene, grazie. Quindi, grazie mille per il follow e grazie ancora per essere stato silente ancora fino a questo punto a guardare la mia live. Andiamo a fare un bel raidino. Vediamo se c'è qualcuno che fa qualcosa di retro interessante dei miei amici Uici. Allora, c'è Iora che sta facendo. Allora, io vi dico, perché da Iora io vorrei andare volentieri perché non sono mai andato a fargli un raid. Però, allora, vi do due opzioni. No, non vi do opzioni. Andiamo da Iora. Ci tengo ad andare perché non sono mai andato. E boh, vi porto da Iora che tra l'altro si sta facendo un gioco che non voglio vedere perché lo voglio giocare. Allora, devo solo leggere dove è l'H nel suo nome. Iorha. Iorha Type 2. Salutatemi tanto il buon Yora, ditegli che vi manda il buon bullo pezzo e vogliategli tanto bene. Sta giocando Persona 5, gioco che non vengo a seguire, vengo a salutarlo, poi scappo perché voglio giocare anch'io, non voglio spoilerarmelo. Grazie mille a tutti davvero, ci vediamo alla prossima live, baci, ciao. E mi raccomando, ricordatevi il venerdì 19 ore 22, il quarto torneo di Nerd con Puzzle Bubble. Ciao a tutti, è stato un piacere, grazie tante, bye.